Allora, grazie. Questo ciclo di conferenze che è stato fortemente voluto, ringrazio il professor Viviani, Valeria Zattola e tutti gli altri, perché sono fatti adesso proprio fuori dall'estate, perché sono un po' più da concentrazione, quindi è giusto che siano stati fatti in un periodo più tranquillo, perché in qualche misura sono delle conferenze che ci parlano anche un po' della nostra storia, sotto diversi punti di vista, no? Abbiamo visto che oggi parliamo appunto di cosa diciamo si mangiava l'alimentazione medioevo. Dicevo, cosa mangeremo oggi? Diceva Valeria che mercoledì devo fare le analisi e non farà mangiare più niente. Però fino ad oggi possiamo ancora immaginarci un bel menù. Però la storia di Levanto, che a Levanto in pochi conoscono. Noi, quando avevamo fatto qualche anno fa l'Archeo Festival, l'Archeo Levante, che era un festival per studiare un po' alcuni aspetti della storia di Levanto che tante Levanto non conoscono. Magari i turisti sono più documentati a volte dei nostri concittadini, e questo no, non va bene, perché secondo me una delle prime cose che si deve avere per avere una cittadinanza attiva è di conoscere la propria storia. Questo ciclo di conferenze poi finirà con un libro che Valeria ha fatto, che era in stampa, in pubblicazione, che riguarda proprio sulla nascita di Levanto, no? Io, appena eletto sindaco, avevo uno degli obiettivi, che poi c'è stato il Covid, purtroppo in quell'anno e mezzo lì, il Covid c'è ancora adesso, però con la stato di emergenza e con tutto si poteva fare poco e niente. Però l'obiettivo che mi sono posto è quello di fare una pubblicazione ogni anno sulla storia di Levanto. Quest'anno si comincia appunto da come è nata Levanto, quindi è la parte principale. Io per primo, a volte stiamo a parlare anche un'ora, perché per capire alcune cose, per Valeria sa tutto, quindi io a volte attingo, faccio domande, dico: ma allora che differenza c'era tra Levanto, Ceola, Zolasco, sono stati in contemporanea, oppure hanno abbandonato uno per scendere a valle, eccetera. Queste sono tutte cose, domande che sono interessanti. Su Ceola si è studiato tanto, sulla storia, quindi del primo borgo, forse meno su come nasce realmente proprio il paese di Levanto. Addirittura la soprintendenza, la dottoressa Cagnana, mi diceva che addirittura a Levanto c'era un preside addirittura di periodo romano, quindi c'era già comunque una storia da quel punto, proprio a Levanto qui a valle. E poi la storia da come si è formata, poi a come ha voluto essere già nel Medioevo e più avanti. Quindi io questo ritengo che sia concentrarci sulla storia di Levanto sia una cosa estremamente, di Levanto e dei paesi vicini, insomma, si è parlato di Monte Rosso, perché comunque fanno parte sempre della nostra storia. E da quello si capiscono anche tante cose, a volte anche le rivalità, eccetera, eccetera. C'era in questo Archeo Festival, forse Valeria se lo ricorda, si studiava gli statuti di Monte Rosso, mi ricordo, sui dazi doganali che c'erano fra Levante e Monte Rosso, fra i vari paesi vicini. La cosa che mi ha fatto ridere era che a quelli di Monte Rosso, se si poteva, si aumentava la gabella in qualche misura, quelli di Carodano, poveracci, si faceva lo sconto. Perché fondamentalmente nell'idea di allora quelli di Carodano erano un po' dei nostri, mentre Monte Rosso magari erano un po' più rivali. Però sono cose che poi però ci portiamo avanti nei secoli, ci troviamo ancora adesso a volte alcune rivalità. Quindi grazie a tutti, ora lascio, non mi dilungo sugli aspetti tecnici, perché poi Viviani mi prende sicuramente impreparato, e quindi lascio a lui la spiegazione. Grazie a tutti e buon proseguimento. Bene, penso che qualcheduno, forse, leggendo questo titolo, Cosa mangeremo oggi, ha detto: ma che razza di titolo è questo? Dando per scontato che se la facessimo oggi questa domanda, la risposta è: bah, non sappiamo cosa mangeremo, ma sicuramente mangeremo. Qualche cosa mangeremo. Ovviamente se questa domanda noi la facessimo non qui da noi, o in Europa,
o la facessimo fuori un po' dall'Europa, in altre parti del mondo, probabilmente la risposta non sarebbe la stessa. E se poi facessimo invece questa stessa domanda spostata nel tempo, intendo dire 100, 200, 300, 500 anni fa, eccetera, anche lì probabilmente avremo dei grossi dubbi ad avere la risposta, mangeremo qualcosa. Ecco, quindi tutto il discorso parte, appunto, come diceva giustamente il sindaco, dal fatto che ci è stato chiesto di fare alcune, diciamo così, chiamiamole conferenze, io chiamerei colloqui, incontri, insomma, in maniera molto più informale, su alcuni aspetti della realtà locale. E a me era molto appunto in mente questo discorso del cibo. Perché di cibo, tutto sommato, nella storia, dire che non si parla. Io credo che se chiedessimo così, ditemi la prima cosa che vi viene in mente, di storia, uno direbbe magari Garibaldi, la seconda guerra mondiale, non so, quello che gli pare, no? Ma probabilmente nessuno avrebbe in mente di dire, ma Tizio o Caio quella volta hanno mangiato questo o quest'altro, anche perché probabilmente non lo sappiamo. C'è una bellissima poesia di Brecht, Tebe dalle sette porte, che a un certo punto dice, ma Cesare conquistò le Gallie, le conquistò da solo, o non aveva con sé neanche un cuoco. È un cuoco, ce l'ha avuta evidentemente, però noi sappiamo cosa ha fatto Cesare, non sappiamo cosa ha cucinato questo cuoco. Ora, questo è per dire, voglio dire che il discorso sull'alimentazione è un discorso molto difficile anche da fare, perché le fonti sono molto poche. Noi possiamo avere appunto negli statuti qualche indicazione dalle quali poi dobbiamo cercare di orientarci. Qui c'è scritto cibo e alimentazione nel Medioevo. Ora penso che tutti, sempre parlando di scuola, penso che il Medioevo sia quello che comincia con la caduta dell'Impero Romano, 476, e finisce con, grosso modo, la scoperta dell'America, 1492. Ovviamente, se guardiamo la storia politica è così, ma se guardiamo la storia della società o della cultura, probabilmente ci rendiamo conto che non è così, che il Medioevo è molto più lungo. Diciamo due cose così tanto per dare un po' alcune spiegazioni e anche per capire poi perché parleremo di certe cose. Diciamo, oggi noi diamo per scontato che siamo i figli della Rivoluzione francese. Liberté, égalité, fraternité. Quindi per essere una società civile oggi noi siamo liberi. Siamo ovvero cittadini, non sudditi. Credo che questo sia talmente scontato che non ha bisogno di essere, diciamo, ulteriormente spiegato, no? Ma ci pensiamo che fino alla Rivoluzione francese c'era la servitù della gleba? Che fino al 1861 in Russia c'era la servitù della gleba? Che negli Stati Uniti dalla guerra di secessione, 1865, c'era la schiavitù dei neri? Quindi, evidentemente, se guardiamo questo aspetto della società, il Medioevo non è finito con la scoperta dell'America, è andato molto oltre, no? E potremmo dire ancora tante cose. Vabbè, niente, andiamo a parlare di questo discorso qua. Per parlare di alimentazione dobbiamo tenere conto che oggi noi ci rapportiamo ai nostri modi di vita e di produzione, ma che nel passato non erano questi. Intendo dire che le tecniche produttive di oggi sono molto diverse da quelle del passato. Ovviamente noi stiamo molto meglio. Pensate soltanto, non so, alla semina. Nel Medioevo un quintale di grano rendeva grosso modo 4 quintali, cioè rendita 1 a 4. Oggi normalmente in Italia abbiamo 1 a 12, 1 a 15. In altre situazioni, in paesi particolarmente fortunati, il Canada, l'Ucraina, eccetera, eccetera, arriviamo anche 1 a 30. Già da questo capite l'impegno che ci mettevano gli uomini di allora per ottenere una certa cosa e quanto tenessero rispetto a quanto teniamo noi. E di conseguenza a quanto paghiamo di meno quel certo stesso cibo, chiaramente, no? Oggi noi non abbiamo problemi di conservazione del cibo, ma una volta chiaramente, guardate che una volta vuol dire, diciamo sì, una seconda guerra mondiale, conservare il cibo era un problema. Certo, si poteva fare salato, si poteva fare affumicato, si poteva mettere sott'olio, ma ci fermiamo lì. I trasporti. Pensate che oggi noi possiamo avere il pesce che viene da qualunque parte del mondo,
ma una volta, tengo a dire, fino alla Seconda Guerra Mondiale, anche dopo, le acciughe di Monterosso, una volta pescate, o venivano salate, o venivano portate dalle donne, qualcuno se lo ricorderà perché ha raccontato, nelle frazioni di Levanto, le donne di Monterosso venivano col treno, scendevano la frazione di Levanto con la cassetta in testa, arrivavano fino alle frazioni, con Montale, quello che volete voi, eccetera, vendevano questa cassetta di acciughe e immaginatevi come arrivavano queste acciughe se eravamo d'estate. Ecco, quindi dobbiamo tenere conto di queste cose, anche per capire poi le produzioni, la quantità delle produzioni e di conseguenza l'alimentazione. Un'altra cosa da ricordare è che il cibo ha un valore identitario, ovvero che, diciamo così, in un certo cibo si identifica una comunità. Pensate agli arabi che non mangiano il maiale. Quindi voi non potete offrire del maiale a un arabo perché è al di fuori della sua cultura. Pensate al fatto che, per esempio, Pensate al fatto che già, per esempio, alle origini della cultura europea, quindi parliamo di Omero, tanto per dirne uno, Omero dice chiaro e tondo che gli uomini, quindi i suoi eroi, mangiano il pane. Quelli che non mangiano il pane sono barbari. Sono appartenenti a un'altra cultura, che non viene riconosciuta come cultura. Perché la cultura ovviamente è quella dei greci, ovviamente sono i greci che parlano. Nella nostra alimentazione di oggi, ma diciamo anche dei secoli passati, hanno influito sostanzialmente tre fattori. Uno è la tradizione, diciamo, greco-latina, che si incentra sulla famosa triade olio, pane, vino e olio. Un secondo porto è quello delle popolazioni barbariche, che nel V secolo, IV, V secolo sono venute, sapete cosa c'è, sono popolazioni barbariche, eccetera, eccetera, le quali hanno portato, o meglio, hanno incrementato l'uso della carne. Perché non è che i romani non usassero la carne, certo usavano anche la carne, no? Ma la loro dieta era essenzialmente basata su verdure, farinacei, cioè anche con un po' di carne. I popoli barbarici usavano quasi esclusivamente la carne, quasi esclusivamente la carne. E poi c'è l'influsso della Chiesa, che si è sovrapposta a tutte queste cose. Pensiamo al valore simbolico che hanno il vino, il pane e anche l'olio, ovviamente, nella tradizione cristiana. Di questo ci sarebbe da dire parecchie cose, ma adesso magari sorvolo un pochettino perché sennò la facciamo troppo lunga. Casomai però se ci fosse qualche domanda poi... Allora, noi partiamo dal fatto appunto che questi gli statuti di Levanto, vi presento la prima pagina così tanto per dare un'idea, in questa edizione che è del 1500, dalla metà del 500, in cui c'è questo che è lo stemma di Levanto, non so se lo riconoscete, ma comunque c'è scritto comunità. Della comunità di Levanto, e questo stemma è quello che si vede anche al casinò, per esempio, no? Qualcuno avrà visto che al casinò c'è questo stemma e sotto c'è la croce bianca in campo rosso, che è la croce di San Giorgio. Questo stemma sta a indicare la barra centrale, il canale che divide Levanto in due parti, da una parte la collina di Sant'Andrea, dall'altra parte la collina di San Giacomo. Ed è, diciamo, il porto canale, mettiamola così, no? Per ragionare un pochettino su, però, diciamo, su queste cose, bisogna ragionare anche sulle popolazioni. Cioè, noi non abbiamo dati, purtroppo, sul Medioevo. Non sappiamo, cioè, possiamo supporre che ci fossero più o meno 4.000, 3.000, 5.000 abitanti, ma non abbiamo nessun dato. E i primi dati li abbiamo intorno all'inizio del 600. All'inizio del 600 noi abbiamo un dato, che è questo, purtroppo non si vede molto bene perché c'è un problema di messa a fuoco del corpo, ma comunque riassumo rapidamente, no? La colonna più alta, quella che vedete, sono gli abitanti che vivono a Levanto, intendendosi per Levanto ovviamente la parrocchia di Sant'Andrea. Quindi non vuol dire che questi 1801 vivessero tutti a Levanto, vivevano nell'ambito della parrocchia di Sant'Andrea, quindi compreso il Mesco, eccetera. Tutti gli altri sono le varie frazioni e sono tutte più o meno, voglio dire, questa è Legnaro, queste Montale sono 330, eccetera, eccetera. Tanto per darvi un'idea, il totale sono 4.461 persone,
di cui 1800 a Levanto e il resto 2660 nelle frazioni. Se fate il calcolo sono il 60% delle frazioni. Quindi c'è da aspettarsi che evidentemente chi stava nei campi usasse di più i campi, l'agricoltura, l'allevamento, eccetera. Per quanto riguarda invece gli statuti, no? Gli statuti, dicevo, non è che dicono molte cose sull'alimentazione, però ci danno alcune informazioni che sono, come posso dire, collaterali. Per esempio, ci dicono che obbligo del podestà, dunque il podestà era il, diciamo, il sindaco, mettiamola così, di Levanto, nominato da Genova, naturalmente. Dunque c'è l'obbligo del podestà e di ciascun capo famiglia di avere un orto di almeno 2-3 tavole di estensione. Ora bisogna fare tutto un conto, quanto era una tavola, quanto valeva, eccetera. Diciamo che prendendo anche il numero più grande, il valore più grande della tavola, arriviamo a 100-110 metri quadrati. Ora voi capite che un orto di 110 metri quadrati sarà due volte questa stanza, cioè no. Quindi quello è praticamente pochissimo. C'era l'obbligo di piantare 10 piante da frutto ogni anno, ogni capofamiglia dovrebbe piantare 10 piante da frutto ogni anno. C'era il divieto di vendere il lettame, è chiaro il motivo, no? C'era l'obbligo di, vabbè, ovviamente di non far andare le bestie, i cani, le bestie, eccetera, all'interno degli orti, delle vigne, eccetera, eccetera. E c'era il divieto di tagliare la ginestra prima del tempo. Quel ginestra era fondamentale per la vita, evidentemente, no? Ecco, questi sono alcuni dati che ci fanno capire come, evidentemente, la vita di Levanto, diciamo nel Medioevo, ma in un Medioevo molto lato, molto, fosse prevalentemente, diciamo, nella parte della campagna, usiamo questo termine. Ecco, c'è uno dei capitoli che vi riproduco adesso, poi vi dico cosa è scritto in latino chiaramente, che cosa dice, che ci dice un po' che oltre quali limiti non si poteva andare a mangiare. Cioè questo dice affinché lo capitolo dice affinché nessuno dia durante i banchetti di nozze oltre che due portate, mensas duas, mensas vuol dire due portate, e dice, no? A parte che nei banchetti nuziali sappiamo dagli statuti che potevano partecipare al massimo 40 uomini e 10 donne. Non si capisce perché non fossero pari, ma vabbè, dice così, gli statuti dicono così. Quindi voglio dire, sono cose, diciamole curiose, però così c'è scritto e così dobbiamo prendere. No? Dice allora, no, che chi partecipa a un banchetto nuziale, eccetera, non possa avere più di due portate, nelle quali deve essere contemplata l'altoclea che c'è scritta lì, quella cosa lì, no? Questa cosa è una cosa abbastanza strana, meglio, a noi oggi suona strana, no? In realtà, questo è un termine che nel latino medievale viene usato molto, altoclea o artoclea. Chi sa un po' di greco sa che vuol dire artos pane e kreas carne, cioè una torta fatta di pane e carne. Quindi se si dava questa torta non si faceva più di due portate. Se invece l'altoclea non viene data, si possono fare tre generi di carne, sempre nello stesso, in uno incisorio, dice, in un unico piatto, incisorio e piatto, no? Dove si poteva tagliare una cosa. Dice, se ne possono dare tre o due, poi si possono dare fruges, cioè frutti, zucatas, cose zuccherate probabilmente, e altre cose preparate. Tu dici, tutto questo non si è proibito da dare durante i matrimoni, e poi chi non farà questo pagherà una pena, eccetera, 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 no? Ecco, ora questo ci dice che evidentemente normalmente non c'erano due piatti da mangiare, cioè due portate da mangiare, perché se viene proibito di darne più di due vuol dire che normalmente se ne mangiava di meno. Poi nei costi di nozze evidentemente era un po' una cosa diversa, no? Allora, negli statuti ci sono alcuni capitoli che parlano del pane. Ovviamente il pane, è chiaro, lo dicevo prima, è uno dei componenti della dieta mediterranea, uno dei capisaldi dell'alimentazione. Teniamo conto che l'importanza del pane, al di là dell'aspetto religioso della questione, ovviamente,
L'importanza del pane è stata fondamentale al punto che noi ancora oggi lo diciamo, il companatico, cioè quello che si mangia insieme al pane. E non si dice il, supponiamo, formaggiatico, cioè si mangia il formaggio con qualche altra cosa, no, si mangia il pane con qualche altra cosa. Ecco, si parla del pane. E quando si parla del pane, si dice, c'è un altro capitolo che è questo, dice che chiunque fa il pane per venderlo deve farlo ben cotto e del giusto peso, secondo il mandato, secondo l'ordine degli ufficiali, diciamo, c'era una magistratura che si occupava dei pesi, di controllare le vendite, eccetera, eccetera. Sia che lo facciano album, dice, bianco, oppure detto tapasta, suppongo che sia non bianco. Però se questo è male fermentato, oppure se è male elevato, cioè se è male lievitato, oppure se è mal cotto, dovrà pagare una multa, eccetera, 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 compresa poi la confisca del pane e tutte queste cose qua, no? Quindi questo ci dice come evidentemente il pane era un qualche cosa di molto, molto comune. Veniva cotto nei forni, evidentemente, forni a cui potevano accedere altre persone. Ovviamente quando parliamo di pane non dobbiamo intendere pane di grano, sì, anche pane di grano, ma anche pane di altre cose, segale, orzo, in certi casi addirittura misto con farina di fave macinate e cose del genere. Queste sono immagini dal Theatrum Sanitatis, che è una raccolta è un libro medico più che una raccolta, in cui si illustrano le varie pietanze, le varie cose che si mangiano, eccetera, e si dicono i vantaggi e gli svantaggi. In questo caso, questo era riferito al pane bianco, questo invece è riferito al pane, viene chiamato opiro, un pane scuro. Tra l'altro, non so se avete notato, un caso di prima sembrerebbe un forno di paese, di città, qui è un forno di casa, qui sono solo donne che lo fanno accendere. Vabbè, questa è un'immagine degli anni 60 dalle nostre parti, in cui si vede che ancora allora più o meno si faceva in questa maniera qui. Negli statuti si parla poi anche del biscoptum, cioè un qualche cosa cotto due volte, molto probabilmente sono le gallette, qualche cosa di secco che poteva diciamo durare nel tempo. E si parla anche del grano che viene comprato in Sicilia. Siccome a Lenato c'era un porto, penso lo sappiate tutti, no? Ovviamente si dice che se le navi che portano il grano dalla Sicilia pagheranno una certa tassa, eccetera, eccetera, ma si parla proprio di grano di Sicilia. E d'altra parte noi sappiamo che Genova aveva i suoi grandi rifornimenti di grano sia in Sicilia sia nelle sue colonie, o perlomeno venivano dalle colonie del Mar Nero, da Pera, Galata, queste zone. Questa invece è un'immagine che riguarda la segale, perché si faceva anche il pane di segale, che è citato negli statuti, e tra l'altro qua si sta battendo, diciamo così, la segale con un oggetto che nella mostra c'è, se qualcuno qualche volta vuole andare a vedere, lo vede proprio esattamente lo stesso oggetto. Allora, qui c'è un'immagine che ci fa vedere invece i vari tipi. Allora, la prima è la segale, che fa questo tipo di spiga, questo è l'orzo, questo è il grano e questa è l'avena. Sono i diversi cereali che si usavano. Gli statuti parlano poi molto, ovviamente, del vino, perché è la produzione più importante di Lenato. Poi vedremo a un certo punto una statistica del 1815, quindi siamo molto avanti, ma non abbiamo altri dati, in cui vediamo le produzioni e le disponibilità alimentari delle singole derrate alimentari. Dunque, anche sul vino, ovviamente, c'è un discorso identitario. I popoli del Mediterraneo si identificano nel vino, i popoli del nord, soprattutto i barbari, quando sono arrivati, si identificavano nel latte e nella birra, non bevevano il vino, o meglio, quando hanno cominciato a berlo hanno capito che era una cosa molto buona e hanno cominciato anche loro a cercare di avere il vino. Se consideriamo che poi il vino si è diffuso moltissimo in Europa, appunto grazie alla Chiesa, perché visto che
nel rito di consacrazione ci vuole il vino e il pane. Ora il pane magari si poteva avere, ma il vino molto probabilmente veniva importato, perché sì, sappiamo che ci sono zone anche del nord Europa in cui il vino si fa, ma è stato tutto importato grazie all'apporto della Chiesa, in particolare dei Benedettini. Pensiamo ai vini del Reno, ecco, tanto per dirne uno, insomma, che ovviamente al tempo dei Romani era una boscaglia, basta. Ecco, sui vini, anche qui c'è uno statuto preciso, un capitolo preciso degli statuti, in cui si dice che è vietato assolutamente importare vino a Levanto, perché a Levanto ce n'era tanto, e quindi questo avrebbe chiaramente abbassato. E addirittura si dice che gli osti, insomma, coloro, i tavernieri, gli osti, eccetera, coloro che vendono il vino, devono prestare un pubblico giuramento col quale dicono di non vendere, che non venderanno vino acquistato fuori, altrimenti pagheranno una multa di 10 lire. Ora, la multa di 10 lire era una multa altissima. Normalmente nelle multe si parla di 2 denari, 3 denari, qualcosa del genere, no? Considerate che una lira era divisa in 20 denari e un denaro è in 12 soldi, quindi se la riportiamo i soldi, 12 lire erano 2.400 denari, una multa che così non si trova da nessuna parte negli istituti. Evidentemente c'era proprio un controllo con un capillare sulla produzione del vino, insomma, non per evitare. E sappiamo anche, è l'unico caso in cui ci dicono il prezzo di vendita di questo vino, e ci dicono quanto paga di tasse, e noi sappiamo che pagavano il 4% di tasse sulla vendita del vino. Vediamo. Vabbè, poi c'erano, ecco, noi non sappiamo nel Medioevo quali fossero le varietà di uva presente. Sicura, cioè molto probabilmente l'uva chiamata rossese viene data un po' da tutti gli storici come un'uva presente da molto tempo, e sembrerebbe che fosse quella che poi è stata la base dello Chaketra, mentre oggi sono altre uve, chiaramente, no? L'albarola genovese, questa invece evidentemente è l'arboia, quello si chiama arboia, e poi il vermentino è venuto dopo. Comunque, noi sappiamo dai documenti, non dagli statuti, dai documenti molto posteriori, che c'erano altri tipi di vitigno. Vitigni bianchi erano uno che si chiamava Capelun, Brasseur, probabilmente perché era piuttosto lunga, assomigliava un braccio, il Picavum, Gruis Pajà, Mustusa probabilmente perché dava molto mosto, penso io. E tra la rossa c'era Barbarossa, Ruin, Fusca e Frappella. Ce n'erano comunque parecchie, che poi sono andate, diciamo, perdute, perché con l'epidemia di filossera si è dovuto tagliare completamente i vitigni originali e impiantare tutto sulla vite americana, cioè la vite americana innestata, e quindi chiaramente oggi non abbiamo, se non in qualche raro caso, esempi di questi tipi di vini. Ecco, due cose che riguardano il vino e che riguardano però anche la cultura. Una è questa. Dice, è vietato fare delle libagioni o portare delle anfore contenenti il vino sulle tombe dei morti. Ora, se qualcuno pensa, questo era un antico rito delle libagioni già del mondo romano. Ora, se nel 1300 viene ancora vietato questo, tra l'altro vedete con una pena di due soldi, quindi pochissima, una pena minima rispetto a quello che dicevo prima, evidentemente c'erano tradizioni e c'erano usi che continuavano nel tempo a dispetto di tante cose, chiaramente, a dispetto anche del controllo sociale stesso. Un'altra cosa che, diciamo che è curiosa, ma che riguarda sempre l'aspetto simbolico del vino, è stata registrata nella storia. Comunque, Antonio Cesena era uno scrittore che ha vissuto nella Val di Vara, in particolare a Varese Ligure, e nel 1558 scrive una storia di Varese Ligure. Scrivendo questa storia, a un certo punto lui parla anche degli usi e dei costumi della sua zona, e dice che in occasione del matrimonio, la sera prima del matrimonio, la sposa andava alla casa dello sposo, dove le veniva offerto in un contenitore pane e vino. Lei doveva prendere questo pane introdotto nel vino, gettarlo alle sue spalle senza guardare chi lo prendesse,
perché se avesse visto chi lo prendeva sarebbe stato un matrimonio sbagliato. La cosa è curiosa, se volete, però comunque sta a indicare che comunque il pane e il vino avevano un significato rituale molto forte, no? Oggi possono avere un significato identitario, ma allora era un discorso di questo tipo. Vediamo adesso l'altra produzione che è principale, cioè l'olio. Bisogna dire che l'olio, anche qui, siamo, o meglio, all'inizio del Medioevo eravamo in epoca di conflitto, perché i romani, diciamo i romani per dire il sud del Mediterraneo, il nord del Mediterraneo, ma anche il sud del Mediterraneo, che era tutto l'impero romano, usava l'olio, i barbari usavano il latte e il burro, come dicevo prima. L'uso dell'olio comincia a diffondersi molto di più dopo il 1000, cioè dopo quando chiaramente aumentano i commerci, le rotte diventano più sicure per la distruzione delle ultime avamposti saraceni, eccetera, e soprattutto i veneziani che portano l'olio dalle Puglie e dalle Marche e i genovesi che lo portano dalla fascia del Tirreno cominciano a esportare l'olio in tutta Europa, e l'olio diventa a questo punto diciamo un componente prezioso, perché l'olio, attenzione, costava carissimo, l'olio costava parecchio, al punto tale che in alcuni monasteri nei giorni di digiuno veniva vietato l'olio, perché era un cibo considerato un cibo da ricchi, non era un cibo da poveri, e di conseguenza veniva vietato. Vabbè, poi ci sono quelle immagini su frantoi che ci sono ancora a Levanto, ma chiaramente non funzionano più. A proposito dei frantoi, ecco, nell'Ottocento noi abbiamo una statistica molto interessante. Inizio dell'Ottocento si dice che a Levanto c'erano 38 frantoi da farina, che erano chiaramente di castagne, non di grano, ma c'erano 50 da olio e 3 da sapone. Cosa fosse un frantoio da sapone, onestamente non lo saprei dire, ma evidentemente sì, si estraeva un qualche sottoprodotto dell'olio che poi probabilmente serviva per fare il sapone. Ecco, gli statuti parlano invece molto, cioè molto, non è che parlino, danno alcune indicazioni da cui noi capiamo che c'erano certi tipi di vegetali che venivano consumati regolarmente. Più che altro dicono questo, no? Dicono che è vietato entrare negli orti privati o nelle campagne e portare via queste cose. Si parla di caula, cavoli, in questo caso cavoli cappucci. Si parla di porri. Si parla di spinaci. Si parla di carciofi. Carciofi, non so se notate sotto, vengono chiamati cinara con nome latino, e è un termine tedesco, artichokes. Il termine carciofo deriva dall'arabo artichofur, e poi è diventato artichoke chiaramente nel dialetto, ma artichoke in Inghilterra, perché evidentemente l'esportazione avveniva anche in quella direzione lì. Si mangiavano moltissime rape. Le rape erano uno dei cibi fondamentali, che soltanto nel Settecento verranno sostituiti da un altro cibo, forse più buono, ma che comunque che ha faticato, poi ne parleremo dopo, che ha faticato a entrare, cioè le patate. Però fino a tutto il Medioevo le rape erano tutte le tappe. Le fave, da cui il nome Fabio e queste cose del genere, no? I fagioli. Ma attenzione, questi non sono i fagioli che conosciamo noi, o meglio, nel mondo antico c'erano i fagioli, ma erano i fagioli della specie vigna, erano praticamente quelli che oggi chiamano i fagioli dall'occhio, fagioli molto piccoli che rendevano poco, no? E invece, vabbè, a parte questo quadro famoso di Carracci, in cui si vede dove questo contadino sta mangiando un piatto di fagioli, ha delle cipolle e ha un pezzo di pane e una torta. Carne, vedete, non ne vediamo assolutamente. Ecco, i fagioli invece che sono venuti poi dal Nuovo Mondo sono una varietà, il Faseus, che è molto più produttiva, molto più resistente, e quindi ovviamente nel momento in cui è arrivata al Nuovo Mondo è stata subito assimilata agli altri fagioli e coltivata. Poi ovviamente ci sono delle zone in cui, per esempio a Pignone, in cui si coltivano ancora i fagioli dall'occhio, e che ovviamente sono buoni, non c'è niente da dire.
Il problema è che rendono poco rispetto agli altri. Si parla poi di cipolle. E tra l'altro notate che la cipolla, come l'aglio, erano due, diciamo così, due condimenti, chiamiamoli così, che servivano per insaporire poi le vivande, il pane. Se qualcuno legge i libri di Silone, Ignazio Silone, quando racconta dei contadini della Marsica, di quelle zone lì, dice spesso che questi contadini si sedevano la sera fuori dalla porta di casa e mangiavano o un piatto di polenta con la cipolla o un pezzo di pane con la cipolla. Tutto quello che avevano era quello. I piselli. Anche questi li troveremo poi nella statistica, anche se in maniera molto, molto minore, molto esigua. Le erbe selvatiche. Questa è una lattuga selvatica. Vabbè, quelle bietoli chiaramente. Ecco, un tipo di, diciamo, di produzione che aveva anche un certo reddito era quello dei capperi, che venivano fatti salare, cioè salati e poi venduti come vengono usati oggi nel resto, insomma. Ecco, la pianta invece che poi caratterizzerà proprio il Medioevo, ma un Medioevo molto lungo, come dicevo prima, è il castagno. Il castagno ha una storia un po' particolare, nel senso che i greci conoscevano il castagno, ma non avevano un nome per il frutto del castagno. Lo consideravano una specie di noce, una specie di ghianda selvatica, qualcosa del genere. Il primo che ne parla è Plinio, lo storico, insomma, l'autore della Naturalis Historia, il quale dice che ci sono varietà di castagne che sono buone per l'alimentazione umana. Ma diciamo che il castagno comincia a prendere piede diciamo in Italia, ma in Europa poi, dopo le invasioni barbariche, quando a un certo punto il castagno viene assimilato alle altre piante, al noce, al melo. Cioè chi fa un danno a un castagno è come se facesse un danno a un melo o a un noce. Quindi voleva dire che a questo punto non viene più considerata una pianta selvatica, ma una pianta, diciamo, di uso comune, di uso alimentare. E tra l'altro poi succede questo, che soprattutto chi stava nelle campagne o nelle colline piano piano finisce per cibarsi solamente di castagne. E di questo ne abbiamo parecchie testimonianze, me ne leggo così due o tre, per esempio, così al volo, no? Bonvesin della Riva, 1288, dice: molte volte le castagne si masticano senza pane, o anzi al posto del pane. Il podestà pistoiese di Cutigliano, della montagna pistoiese di Cutigliano, 1553, dice: gli abitanti sono poverissimi e gli 7/8 di loro tutto l'anno non mangiano che castagnacci. Un medico bolognese nel 1614 scrive: migliaia dei nostri montanari, emiliani chiaramente, di questo frutto si cibano in luogo del pane, il quale o non mai, ovvero di rado, reggono. E per dire qualcosa invece di molto più vicino a noi, di spazio ma anche di tempo, Domenico Viviani, naturalista, il quale nel 1807 fa un viaggio negli Appennini e viene anche in queste zone, o meglio le zone di Brugnato, eccetera, dice praticamente che il ramo d'agricoltura più esteso e produttivo dell'intero arco degli Appennini è il castagno. Il suo frutto è preparato in vari modi, eccetera, eccetera, e lo si dissecca per macinarlo e per farne il pane, di cui si nutrono tutto l'anno. Il pane lassù non si riguarda che come oggetto di lusso. È chiaro che potrebbero essere, posso dire, posizioni un po' estreme queste, ma basta che noi, a me è capitato, penso di parlare con qualcuno anche pochi giorni fa, uno del nostro coro, che diceva che suo padre faceva 20 quintali di castagna, e suo padre era nato nel 1913-14, insomma. Quindi voglio dire, la cosa è andata avanti per parecchio tempo, no? Da alcune statistiche fatte in Francia, nella zona dei Midi-Pirenei, in Francia sono molto più avanti in questo campo di studi, devo dire. Bene, alcune statistiche fatte viene fuori che
si consumavano circa 2 kg di castagne per persona per 6-7 mesi l'anno. Quindi evidentemente era un discorso molto generalizzato, insomma. Beh, qui da noi il castagno poi si faceva nei classici testelli, penso che qualcuno lo sappia come sono, quindi non mi dilungo su questo. Si parla anche di piante da frutto, ma se ne parla sempre come un qualche cosa di marginale, perché evidentemente le piante da frutto stavano all'interno dell'orto, non interessavano, diciamo così, gli statuti, in quanto non erano soggette a tassazione, no? E quindi, ecco, invece un altro frutto che ha avuto un'importanza fondamentale, una certa importanza nell'alimentazione, è il fico. Questo perché si poteva conservare, si potevano fare secchi. E comunque era un cibo talmente comune che poi si è detto, si dice ancora oggi, fare le nozze con i fichi secchi, come dire, fare proprio il meno che si possa fare. Sentivamo raccontare, quando abbiamo fatto le indagini su Monte Rosso, per la cartata di Monte Rosso, che gli dicevano, i vecchi dicevano, non comprare una terra che non abbia almeno una pianta di fico. Perché può sembrare strano, ma evidentemente questa pianta, questo frutto che si conserva a lungo nel tempo, soprattutto quando finiva la stagione, quindi quando arriviamo gennaio, febbraio, e non ci sono chiaramente le piante nuove, eccetera, può essere un'unica, un'alternativa unica, importante, no? Addirittura mi raccontava l'altro giorno uno che era qui, che sua madre gli diceva che quando erano bambine, questa donna era la più piccola della famiglia, che le sorelle più grandi facevano la guardia al posto dove c'erano i fichi secchi, perché i bambini piccoli non si andassero a mangiare, insomma. Allora, la carne. Si dice normalmente che anticamente non si mangiava la carne, il che è vero fino a un certo punto, dipende a che cosa ci riferiamo. Tanto se ci riferiamo, diciamo così, a un ceto piuttosto, un ceto medio-alto, la carne si mangiava. E soprattutto, diciamo, c'era questa, anche qui diventa uno status, un simbolo, no? La carne della caccia. Cioè, e nell'epoca dell'Alto Medioevo, quindi 8, 9 secolo, 10 secolo dopo Cristo, lo sport preferito dei nobili era andare a caccia. Ma andare a caccia di animali grandi, cervi, cinghiali, orsi. E noi sappiamo dai documenti che Ginardo, che è stato lo storico di Carlo Magno, che Carlo Magno mangiava quantità industriali di carne, salvo poi trovarsi con le botte, eccetera. Ma questo ovviamente non lo sapevano, quindi, anche perché la carne diventava simbolo di forza. Quindi l'uomo forte, il cavaliere, ovviamente doveva nutrirsi di carne. E gli altri chiaramente la carne la vedevano quando potevano, no? Comunque nelle città, Genova soprattutto, noi sappiamo che c'era un certo consumo di carne, come c'era un certo consumo di pane, che non era sempre pane di grano, ma comunque pane c'era, ma questo per un motivo, diciamo, pratico. Cioè le autorità genovesi sapevano benissimo che le 50.000, 60.000 persone che c'erano a Genova dovevano essere in qualche modo nutrite, e nutrite decentemente. Questo per evitare sommosse, rivolte. Penso che qualcuno si ricorderà, no? Che quando comincia a esserci la fame, nei Promessi Sposi, l'assalto al forno del pane, eccetera, eccetera, insomma, si va a saltare il forno del pane, perché è quella la prima cosa di cui si ha bisogno. Ovviamente la carne fresca si poteva usare soltanto nelle città, cioè dove si poteva macellare una bestia grossa e quindi poi dividere in tante parti, mentre era più usata ovviamente in altre parti la carne salata. E poi quello che veniva chiamato il quinto quarto della bestia, cioè le frattaglie, gli interiori, fegato, cuore, milza, eccetera, no? Che normalmente venivano, come posso dire, considerate la trippa. Ancora nel Novecento a Genova c'erano i trippai che facevano il brodo di trippa, la gente andava a comprarsi il brodo di trippa nel quale ci metteva poi il pane, insomma, no? Ecco, invece gli animali più piccoli, galli, galline,
non si parla di conigli, non vi saprei dire il motivo, si parla però dei galli e delle uova, e che ovviamente vanno vendute secondo certe norme, eccetera, eccetera, no? E ovviamente non ci stupiamo che poi queste cose venissero portate, diciamo, dalla campagna, che venisse portate dalla campagna a Levanto da ragazzi, da chiunque avesse qualche cosa da fare, oppure che si potesse utilizzare per qualche cosa. Dunque, connesso con l'allevamento c'è il latte e il formaggio. Il latte nel Medioevo si usa pochissimo, si usava soltanto per i malati o cose del genere. Normalmente si faceva il formaggio, mentre nel nord, questa è l'immagine da Vermeer, un pittore olandese, no? In cui una donna sta preparando il latte col pane, eccetera. Ecco, dicevo appunto che quindi quello che si faceva era il formaggio. Ci si poteva chiedere, ma che formaggio si faceva? Dunque, in Italia, da noi soprattutto formaggio di pecora, chiaramente, ma in Italia è stato fatto formaggio di pecora fino al 1100-1200, era prevalente quello. L'altro formaggio, cioè il formaggio di mucca, e poi in particolare il pecorino, il parmigiano, parmigiano reggiano, il lodigiano, eccetera, vengono fuori alla fine del 200, inizio del 300, e a quel punto vengono attivamente commerciati, perché oltretutto sono un tipo di formaggio che si conserva, quindi conservandosi evidentemente qualche cosa che si può poi smerciare. Queste sono forme di formaggio secco. Ecco, uno si aspetterebbe che a Levanto, essendoci il mare, ci fosse grande produzione di pesce, cioè vai, quantomeno grande consumo di pesce. Ecco, teniamo conto che nel Medioevo il pesce è una rarità, il pesce di mare è una doppia rarità, per il motivo che dicevo prima, perché non si può conservare, non si può trasportare, e si deteriora molto rapidamente e quindi chiaramente ha poco mercato, al punto che quando gli arabi occupano la Sicilia nel nuovo secolo, tassano tutti, diciamo, i loro nuovi sudditi, tranne i pescatori, perché sono i più poveri. È inutile che vi dica io che, sapete, messo dal Vangelo, che nel momento in cui Gesù sceglie i suoi discepoli, li sceglie tra i pescatori, tra gli ultimi, tra i derelitti, e proprio sono i pescatori. Comunque, il pesce nel Medioevo ha un significato ambivalente. Tanto alle origini, cioè parliamo secondo, terzo, quarto secolo, era un simbolo cristiano, perché il termine ictus, che vuol dire pesce in greco, era l'acronimo di Gesù, nostro Signore, Salvatore, eccetera, eccetera. E si trova questo simbolo nelle catacombe. Poi il pesce, c'è la credenza che fosse un qualche cosa di quasi divino, perché riesce a vivere in un ambiente inospitale come l'acqua senza morire. E quindi era il simbolo di Cristo che vive e che poi eventualmente può risorgere. Il pesce di mare, ripeto, era molto costoso e noi sappiamo che ne veniva venduto poco. Sappiamo però che c'è il pesce salato. Non sappiamo quale tipo di pesce salato. Probabilmente sarà stato acciughe, penso, perché è quello il pesce più comunemente salato in questa zona. Sappiamo che c'era un luogo adatto per la vendita e si diceva vendere ad clapam, alla ciappa, diciamo così, no? A un banco, probabilmente che non aveva un banco di legno, perché poggiandoci il pesce sopra chiaramente non poteva funzionare, doveva essere un banco di ardesia o qualcosa del genere. E noi sappiamo per esempio che vicino a noi c'era Monte Rosso, la tornara di Monte Rosso, che è stata attiva dalla fine del 500, quasi il 700. Però dobbiamo dire che il pesce di questa tornara finiva tutto a Genova, perché era in mano a un appaltatore, il quale ovviamente lo vendeva come riteneva lei, insomma, no? E vediamo un'altra cosa. Vabbè, sì, questa è l'immagine di come alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, si preparava il pesce per la vendita. Qui siamo il pesce salato, lo dicevo prima. Ecco, questa è una cosa curiosa che abbiamo dagli statuti.
dice: De aquis non alasandis in distretto di Leronto, non avvelenare le acque nel distretto di Leronto. Che cosa dice? Dice che è vietata a qualunque persona, di qualunque condizione, di avvelenare, però usa il termine alasare, con l'accia o calcina l'acqua, o un lago, eccetera, eccetera, no? Penso che qualcuno si era avuto in mente, che avrà sentito dire chissà quante volte, della gente che andava tempo addietro negli stagni, eccetera, con la dinamo e con la corrente, provocando una scossa, e i pesci si muovevano. No? Qui dice, è diventato farlo con la calcina, ma anche con la laccia. La laccia è l'euforbia, l'assa. L'euforbia è una pianta che ha un lattice appiccicoso e irritante, no? E dice, bene, è vietato fare questa cosa nei torrenti, nei laghi, dove sarà, insomma, no? E per questo uso proprio il termine alasare, cioè usare la lasa, laccia, o laccia o lasa, perché prima scrivono alazandis, poi alacciandis, ma insomma. Ecco, uno si potrebbe chiedere, ma lo zucchero di cui parlavamo prima, da dove lo prendevano? Lo zucchero era una cosa rarissima che veniva attraverso gli arabi, chiaramente, se no c'era il miele. E negli statuti non si parla di questo, però in una statistica che vi farò vedere nel 1815 si parla anche della produzione del miele. Ecco, tanto per avere un così qualche termine di paragone per capire che cosa potessero essere diciamo le produzioni a Levanto. Siamo nel 1815, quindi siamo molto avanti, ma non abbiamo altri dati, no? Vedete per esempio che se voi prendete i bovini, sono 205 bovini su una popolazione di circa 4.000 abitanti, quindi vuol dire 1 su 20 persone. Se prendete invece gli ovini, quindi mettendo insieme gli agnelli, i montoni, eccetera, siamo sui 3.500. E se aggiungiamo anche i caprini, siamo a 3.600 lutti. Su 4.000 abitanti significa che quasi, diciamo che c'era uno di questi capi per abitanti, quasi. Sono 3.600 contro 4.000 abitanti. Invece per quanto riguarda le produzioni, diciamo, dall'agricoltura, c'è questo dato. Ovviamente qui sono stati riportati i dati e riportati nelle misure attuali, perché lì si parla di mine, si parla di altri tipi di misure, chiaramente, no? Ecco, la produzione di vino, come vedete, è 9.600 ettolitri. Tra l'altro, se voi dividete questa produzione per 4.000 persone, fa una media di 240 litri per persona l'anno. Ora capite benissimo che 240 litri di vino per persona l'anno, considerando tutte le persone, quindi anche i bambini, anche le donne, che magari avranno bevuto, però non credo che sono tanti, vuol dire che evidentemente c'era, se una famiglia è fatta di 5 persone, c'erano 5 litri al giorno di vino, che ovviamente qualcuno avrà bevuto, ma questo spiega perché il vino viene esportato molto, no? Stesso discorso vale per l'olio. 41 kg e 25 di media per persona. Guardate il grano, 9 kg. Il mais, siamo nell'800, il mais qui ha cominciato a esserci già 10 kg. Fagioli, 6 kg rotti, le fave, piselli, mezzo chilo per uno, castagni, 27 kg. Patate, 5 kg. Cocchetti, sono i bozzi dei bacchi da seta. Perché veniva levato il bacco da seta, di cui non si parla negli statuti comunque, no? E le bresche, i favi di miele. Favi di miele, vedete comunque la produzione è molto bassa, perché sarebbe mezzo chilo all'anno per persona, quindi, ma considerate che ovviamente allora le tecniche di allevamento delle api non erano quelle di oggi, no? Ecco, vorrei fare una piccola parentesi su due, guardiamo l'ora così vediamo. Una piccola parentesi su due cibi che si sono mangiati molto e che hanno avuto una storia molto particolare. Sono venuti dopo questi, ovvero il baccalà e lo stoccafisso. La storia dello stoccafisso è curiosissima, perché viene fuori da
diciamo così, o meglio, la conoscenza dell'ortografista, viene fuori da un evento tragico. Cioè, siamo nel 1431, un nobile veneziano, si chiama Pietro Querini, che aveva possedimenti a Candia, a Creta, da cui esportava soprattutto la Malvasia e altre cose, nell'aprile di quell'anno, 1431, parte per le Fiandre con la sua nave, la sua caracca, e aveva circa 500 tonnellate di carico, tra varie cose, no? Erano una settantina di uomini di equipaggio. Attraverso il Mediterraneo, escono da Gibilterra, quando arrivano a Finisterre, che è il capo, diciamo, vicino a Santiago de Compostela, cioè nel nord della Spagna, la nave comincia ad avere dei problemi con delle tempeste. Viene disalberata, viene spinta al largo, va oltre le coste dell'Irlanda, finché a un certo punto decide di abbandonare la nave. Tutto questo avviene il 17 dicembre, erano partiti il 25 di aprile, queste persone. Abbandonano la nave su due imbarcazioni, una più grande e una più piccola, una di queste si perde, su quella più grande dove c'erano 47 persone, molti muoiono per gli stenti, eccetera, eccetera, e nel gennaio dell'anno dopo toccano terra in una delle isole Lofoten, nel nord della Norvegia, un'isola disabitata tra l'altro, perché è un gruppo di isole, Lofoten sono un gruppo di isole. Lì sopravvivono alcuni giorni, fino a che alcuni pescatori li vedono, li trovano, li accolgono, li portano nelle loro capanne, quello che vengono, eccetera, li accolgono volentieri, eccetera, eccetera, per farla corta, notano che questi pescatori hanno dei pesci appesi ai legni, che loro chiamano stockfish, stock, legno, e fish, pesce. No? Bene, quando poi nel maggio, quindi loro stanno lì da gennaio a maggio, ripartono per Venezia, ci mettono 2 mesi da Venezia, e si porta dietro, questo Pietro Querini, si porta 80 stoccafissi. Li comincia a far assaggiare, vedono che sono buonissimi, e comincia a commercio dello stoccafisso. E diventerà uno dei cibi poi più, diciamo, più importanti per la popolazione, anche perché è molto conservabile e costava pochissimo allora. Oggi evidentemente il discorso è completamente diverso, no? Addirittura la fama di questo cibo è tale che addirittura nel Concilio di Trento, finisce nel 1563, una delle ultime disposizioni sul magro dice si può mangiare lo stoccafisso nei giorni di magro. Tanto per dire quanto era diffuso questo alimento. Una cosa simile è il baccalà, ma il baccalà viene da una parte completamente diversa del mondo. Viene dai banchi di Terranova. I banchi di Terranova sono scoperti da Caboto, Giovanni Sebastiano Caboto, che viaggiano per conto dell'Inghilterra, scoprono che su questi banchi c'è questa grande affluenza di pesci, lì cominciano a pescare questi pesci, non i Caboto chiaramente, no? Le navi inglesi, poi le navi francesi, scoprono delle guerre per il baccalà, perché chiaramente era un cibo molto, molto appetibile. Insomma. Oggi penso che sapete tutti che il baccalà è un po', diciamo che è un pochino più caro di una volta, mettiamola così. Ecco, qualche pianta invece che non potevano avere o che avevano molto raramente. La melanzana, che viene dagli arabi, che viene portata intorno al 1100-1200 in Sicilia e da lì piano piano si diffonde. E la melanzana, che ha un nome strano nelle varie lingue, perché deriva dall'arabo, al bardijan, e difatti si chiama aubergine in Francia, in Inghilterra, eccetera, eccetera. Noi la chiamiamo melanzana. Perché la chiamiamo melanzana? Molto probabilmente, cioè un'ipotesi è questa, che assomiglia a una mela, ma portata dagli spagnoli, che poi nel 1500 la usano, eccetera, no? Portata nei loro possedimenti, il reame di Napoli, tanto per essere chiari, probabilmente qualcuno provò ad mangiarla e si accorse che non era buona. Era una mela insana, cioè una mela cattiva, no? E per quello è rimasto questo nome, melanzana, mentre da altre parti la chiamano col nome arabo. Ecco, dall'America non sono arrivati molti animali dall'America, anzi direi molto pochi. Uno invece che è arrivato, che ha avuto un grande successo, è il tacchino. Il tacchino che ha sostituito nelle campagne europee
un altro, diciamo, volatile molto usato allora, cioè l'oca, che poi è rimasta solamente in certe zone, non so, per esempio dalla Francia, per il pâté d'oca, roba del genere, no? Ma normalmente oggi, se andiamo al supermercato, non troviamo, forse troviamo anche l'oca, ma troviamo soprattutto il tacchino, chiaramente. Poi invece, le piante che in qualche maniera ci hanno condizionato, il pomodoro. Il pomodoro che viene già, viene riconosciuto già da Colombo, insomma, no? Viene portato come una rarità, che viene chiamato, viene usato, più che usato, viene messo nei giardini botanici come curiosità, e viene chiamato all'inizio pomodoro, pomo d'amore. Poi un botanico italiano lo chiama pomodoro perché sono già lì e a noi rimane questo nome, ma in realtà gli aztechi lo chiamavano xitomati, da cui voi capite che viene fuori l'inglese tometo, pomata, questi nomi qua, insomma, no? Noi invece abbiamo preso questo nome dotto e lo chiamiamo pomodoro. Questo il pomodoro, ripeto, rimane come curiosità per molto tempo e verso metà del Settecento comincia ad essere usato. Questo riguarda tanto il pomodoro quanto la patata, questo pomodoro di oggi. Le patate hanno avuto una storia ancora più strana, perché le patate vengono dal Perù, grosso modo, dal regno degli Inca, dove ce n'erano una varietà enorme. Credo che oggi ci siano oltre 2000 varietà di patate al mondo. Queste sono, io l'ho messo per curiosità, patate blu. Esistono le patate blu, evidentemente, no? Sono un tipo di patate che ha un ciclo di germinazione molto corto, che si adatta molto ai paesi freddi. Infatti lo coltivano in Svizzera, in Svezia, dove chiaramente il sole è poco, quindi insomma c'è bisogno di un qualche cosa che faccia presto a venire fuori, no? Ecco, dicevo, le patate vengono viste con sospetto in Europa. Primo perché la Bibbia non è mai parlato e di conseguenza sono un cibo quantomeno sospetto. Due, secondo motivo, perché nascono sottoterra e nascendo sottoterra sono cibo del demonio. Tre, perché probabilmente quando qualcuno le ha assaggiate e non sapeva come potessero fare, probabilmente le ha mangiate verdi, cioè se lasciate alla luce diventano verdi, eccetera, sono ricche di solanina e la solanina è tossica. Non è tossica, diciamo, in modo da far morire, ma può dare qualche disturbo, chiaramente, no? Al punto che i genovesi, furboni come al solito, quando si capì che forse si potevano usare, le diedero da mangiare i carcerati. Tanto quelli erano carcerati, quindi comunque andassero le cose, e poi piano piano si è scoperto che invece le patate erano un ottimo cibo, eccetera, eccetera, fino al punto che, soprattutto nel nord Europa, intere comunità dipendevano dalle patate. È caso tipico quello dell'Irlanda, no? Quando ci fu una grossa carestia dovuta poi al fatto della peronospora che aveva rovinato le piante, eccetera, eccetera, ci fu la fame in Irlanda, intorno al 1850. E una parte degli irlandesi emigrò negli Stati Uniti e se ne andò via, insomma, no? Qualcuno saprà che i Kennedy sono di origine irlandese, ma ce ne sono parecchie famiglie che sono venute da lì. Quello che cercava Colombo nel Nuovo Mondo era il pepe d'India, il pepe che serviva per come spezia, no? Sapete che il pepe ancora oggi viene usato, viene insaccato, eccetera, no? Oltre che per fare tegarà e cose del genere. Non trovarono il pepe d'India, trovarono però il peperoncino, che sostituì, soprattutto presso diciamo, i ceti poveri, il pepe, perché il peperoncino si coltivava senza tanti problemi, si mettevano due semi lì e si coltivava tranquillamente, no? Ecco, pensate a tutta la cucina del sud del Mediterraneo, ma anche la cucina calabrese, eccetera, che uso fa del peperoncino. Ovviamente poi con i peperoncini, i peperoni, che sono un'altra delle cose, voglio dire, un altro dei vegetali che noi usiamo tutti i giorni. Altra cosa che ha avuto una storia particolare, il mais. Il mais che anche qui ha avuto, come posso dire, già dal nome, noi in Italia abbiamo chiamato grano turco, grano saraceno, granone, grano di Rodi, in tante maniere, no? Perché assomigliava a un grano,
ma non era grano chiaramente, no? Mentre dalle altre parti lo chiamano tutti mais, mais, roba del genere, che è il nome suo originale. Anche questo si diffonde molto raramente, soprattutto con le, si diffonde a partire dalla metà del Settecento, quando tutta una serie di guerre in Europa, la guerra dei Sette Anni, eccetera, portano a dei grossi problemi di approvvigionamento, di non coltivazione delle campagne, eccetera. Per cui si vede che il mais produce molto, produce in tempi molto brevi, rispetto agli altri cereali, intendo dire, e che nutre molto. E quindi è diventato il, posso dire, un cibo quotidiano. Ma c'è stato un problema, che quando si è importato il mais, si è importato il mais pensando che fosse grano, e quindi si è macinato e cotto come fosse una polenta. Non si poteva fare il pane col mais perché non sta insieme, diciamo, non lega, diciamo, no? E poi è venuta la pellagra, perché il mais ha una carenza di una, credo sia una proteina, non so, questo lo diranno gli esperti, che si chiama niacina, che alla fine porta dei problemi grossissimi, la pellagra, con morti, eccetera, eccetera. Ma uno si potrebbe chiedere, ma quelli che lo usavano nel Nuovo Mondo, perché non morivano di questa roba? Perché lo cucinavano in maniera diversa. Cioè, il modo di cucinare il mais nel Nuovo Mondo, chiamavano Nuovo Mondo, quindi il Messico, il Perù, eccetera, non era quello di macinarlo come abbiamo fatto noi, ma era di metterlo a bagno in acqua e calce, tre parti di acqua e una parte di calce, lasciarlo un'intera notte che diventasse molle e poi mangiarlo dopo quello. E l'effetto della calce, l'effetto basico della calce, annullava questo effetto. Però questo non si sapeva, e di conseguenza ovviamente ci sono stati dei grossi problemi. Adesso vorrei dire proprio pochissimi minuti su quattro cose che probabilmente qualcuno, non dico si scandalizzerà, ma insomma quantomeno dirà, ma no, non è così. Vabbè. Allora, la pizza. Probabilmente se ci chiediamo di dov'è la pizza, chi ha inventato la pizza, dove è la pizza? Tutti direbbero Napoli. In realtà non è proprio così. Io ho portato qua due passi dell'Eneide, ovviamente soltanto il testo italiano, perché il testo latino poi. Cioè, la pizza che cos'è sostanzialmente? È un disco di pane, diciamo così, con qualcosa sopra che si mangia. Cioè si mangia il disco di pane stesso, intendo dire. Allora, quando i troiani, questo è il racconto che fa del giro nell'Eneide, quindi è un racconto favoloso, evidentemente, no? Però in qualche maniera rispecchia una realtà che lui sotto gli occhi ce l'aveva. Cioè, se dici che mangiavano in un certo modo, evidentemente mangiavano in un certo modo, no? Cioè, che cosa? Arrivano le strofadi, che sono delle isole favolose, no? Dove ci sono le arpie, e Celeno, insomma, la regina di queste arpie, fa una profezia. Voi non troverete la vostra terra fino a quando non mangerete le vostre mense, cioè i vostri piatti. Ora, qui è stato tradotto nella parte di sotto come pizze, ma in realtà dice un disco di pane, il testo latino, no? Ovviamente i Enea e i suoi compagni, dove andiamo a trovare la terra in cui mangeremo i nostri piatti? Bene, viaggiano eccetera eccetera, a un certo punto arrivano in Italia, c'è una grande carestia, cioè hanno finito le provviste, cosa fanno? Cucinano questa pizza, questo pane di farro, e ci mettono sopra qualcosa. Ovviamente per la fame si mangiano anche il pane che c'era sotto. Ed ecco che Iulo Ascanio, il figlio, dice, oh, ci stiamo mangiando nei nostri piatti. Cioè, quello che noi facciamo normalmente è una pizza, di mangiarsi. Poi questo termine, pizza è più recente, pitta, roba del genere, si trova in giro per tutto il Mediterraneo. A Marsiglia si chiamano ancora pitte. Ed è una cosa abbastanza comune. Allora, altra cosa, la pasta. Anche qui probabilmente uno dice, beh, la pasta italiana, la pasta di Napoli, eccetera, eccetera, eccetera. No, in realtà la pasta, noi sappiamo, abbiamo dei documenti che viene dagli arabi. Sono gli arabi i primi che in Sicilia, diciamo così, impiantano, mettiamola così,
la produzione di questa pasta, che loro chiamavano i tri, come i davanti, i tri, no? E c'è un geografo arabo, si chiama Muhammad al-Aziz, eccetera, che intorno al 1120-1150 scrive che vicino a Palermo, dice, si fabbrica tanta pasta che si esporta in tutte le parti, nei paesi musulmani e cristiani, e se ne caricano moltissime navi. I genovesi se ne accorgono subito, qui sono in commercio. I genovesi, è una battuta questa, però insomma voglio dire, qualche cosa di vero c'è. A Costantinopoli si diceva, se vedi un genovese che si butta dalla finestra, vagli dietro perché è un buon affare. Avevano capito che probabilmente questo tipo di cibo poteva servire. E cominciano a monopolizzare questa pasta, cominciano a prendere e esportarla. Tant'è vero che nelle ricette del 1200-1300 si parla sempre di tri al genovese. E in questa didascalia che vedete, in cui le donne stanno, diciamo, studendo la pasta, eccetera, c'è scritto tri genovesi. Ma non perché li facessero genovesi, perché i genovesi li portavano dal Sicilia dove c'erano gli arabi, no? Poi, ovviamente, poi sapete tutti che il fare la pasta in casa è stato una cosa, voglio dire, molto comune fino a poco tempo fa. Ecco, poi a un certo punto succede che questa produzione si sposta verso sale, verso nord. Tra l'altro i genovesi hanno una grande tradizione di fare la pasta, tanto per dirne una, la pasta agnesi era in Liguria, tanto per dirne una, no? Anche perché potevano importargli il grano duro, insomma, c'è tutto un discorso abbastanza complesso. Bene, alla fine dell'Ottocento diventa Napoli un cibo comune. E i viaggiatori, queste sono macchiette queste chiaramente, no? E i viaggiatori, soprattutto stranieri, cercavano i napoletani che si mettevano lì, tiravano sulla pasta con le mani e se la mangiavano in questa maniera, no? E diventa dei mangiamaccheroni. Anche se questi in realtà sono stati vermicelli, non maccheroni, ma comunque sono. Il basilico, il pesto. Anche qui, il pesto probabilmente non c'è, ma è un cibo tradizionale ligure che c'è nella notte dei tempi. Dunque, il primo documento è dal vocabolario di Giovanni Casaccia del 1851. C'è scritto pesto, sapore, salsa, eccetera. Condimento che si fa alla minestra, non alla pasta, alla minestra. Per aggiungere sapore si compone per lo più di basilico, di prezzemolo, di maggiorana, aglio e cacio pestati insieme. Il che vuol dire, il che conferma quello che noi troviamo scritto in una ricetta del 1450, un ricettario anonimo che è passato sotto, diciamo così, sotto il nome di Mastro Martino, in cui lui parla di maccheroni alla genovese e dice sono fatti con una salsa di parmigiano, di provatura sarebbe una specie di provola, e di rucola finemente tritata. Salsa genovese, rucola finemente tritata. Qui nel 1581 dice ci va basilico, prezzemolo o maggiorana, cioè una di queste tre evidentemente, non queste tre insieme, e poi aglio. 15 anni dopo, più o meno, Emanuele Rossi, nella vera cucina genovese, dà la prima ricetta del pesto. Però guardate com'è questa ricetta. Mettere in un mortaio 3 o 4 spicchi d'aglio e alcune foglie di basilico. E poi l'olio, eccetera, eccetera. Capite che alcune foglie di basilico con 3-4 spicchi d'aglio sapeva d'aglio. Evidentemente, no? Evidentemente sapeva d'aglio. E quindi diciamo che il pesto viene usato dalla metà dell'Ottocento, più o meno. Questa è la cosa che farà arrabbiare qualcuno, ma insomma, questi penso che li abbiate riconosciuti. I gattafini. Bene. Gattafini. Si dice, almeno si dice, si racconta in giro, l'ho sentito dire un sacco di volte, che si chiamano gattafini perché li avevano inventati le mogli dei cavatori della gatta che andavano là, eccetera, eccetera, eccetera. No. Ovviamente non è vero. I gattafini sono documentati non come gattafini, ma come
qualcosa di simile già dal 1542, dove si parla di gatafuna e si dice: nelle bettole si vende una sorta di vivanda che chiamano gattafune, migliacci e castagnacci. Migliacci sembra una polenta di miglio e castagnacci, quindi evidentemente un cibo povero, perché si parla di bettole. Alcuni anni dopo si scrive: le gattafure non valgono niente, da farne le nozze, nelle nozze dei conviti. Quindi è un cibo povero, sostanzialmente. Da cosa deriva il nome gattafura? Qualcuno, se andate su qualche vocabolario, trovate scritto. Si chiama gattafura, perché in latino furare vuol dire rubare, e allora, siccome nell'impasto c'è il formaggio, i gatti di casa davano lì, si rubavano il formaggio, e quindi la gatta si ruba il formaggio. Evidentemente questa non è una spiegazione che non dice niente, no? No. Invece il discorso è un altro, deriva da un termine francese che in Italia si è diffuso molto e l'abbiamo ancora a Napoli, il gâteau, nel senso di torta. E il gâteau fourré in francese vuol dire torta ripiena. Attenzione, il nome è gâteau fourré, quindi non è torta gâteau fourré, perché il gâteau è già torta, il termine gâteau vuol dire già torta. No, noi quando abbiamo una torta, poi mettiamo una torta pasqualina, torta di riso, eccetera, no? Ma nel gâteau non diciamo torta di gattafura o roba del genere, è sempre chiamata gattafura e basta, perché c'è già il termine torta che è nel gâteau. Da questo gattafura è venuta fuori gattafurina. Per una curiosità, se avete voglia di leggere questo. Questa è una ricetta greca, si chiamano calizzugna. È scritto che si fanno con un chilo di erbe selvatiche o spinaci, mezzo bicchiere di olio, 3-4 cipolline fresche, prezzemolo, mente, e poi per la soia, mezzo chilo di farina, un bicchiere d'acqua, poco d'olio, la soia tradizionale che fanno tutti, no? Rosoliamo le cipolline e il resto delle verdure, lasciamole scolare. Vabbè. Prepariamo la soia, la solita soia per, diciamo, le torte. La tiriamo perché diventi sottile, la tagliamo a tondi di diametri di 10 cm. Mettiamo un cucchiaio di ripieno a ogni tondo e lo chiudiamo a mezzaluna, pressando il perimetro, e friggiamo a fuoco vivace. Questi sono pari pari gattafuri. Questi sono in Grecia, però. Cioè, evidentemente, questo cibo, questa torta ripiena, si è fatta da un sacco di parti, no? Che poi da noi si sia fermata. Bene, voglio dire, no? Mentre da altre parti si è perduta, però comunque era così, no? Ecco, vi vorrei soltanto dire due o tre cosette per finire. Dunque, io ho messo due immagini che sono distanti più o meno 300 anni, qualcosa del genere, no? Questo è Agustin Lenin, una famiglia contadina nei Bassi Pirenei, dove si vede che mangiano, ma intorno a un tavolo unico, eccetera. Deve essere una famiglia abbastanza, diciamo, agiata, perché ha la tovaglia, eccetera. È un quadro, quindi ovviamente può essere anche il pittore che si è inventato queste cose. Comunque c'è un piatto solo, come vedete, al centro. Non ci sono i piatti per tutti. In Calabria, anni 50, marito e moglie, con la bambina, non sappiamo cosa sta facendo, mangiano un piatto solo. Quindi vorrei leggere ancora questa cosa per dire, dunque c'è una studiosa italiana molto, diciamo, molto, molto interessante e molto, molto accurata, Raffaella Sarti, che nasce nel 1963, fate attenzione a questo anno, 1963, e nella prefazione di un suo libro che si chiama Vita di casa, che è del 99, scrive, parla di sua nonna e di sua madre. Se lei è nata nel 63, la madre sarà più o meno del 33 e la nonna dell'inizio del secolo, grosso modo, evidentemente, no? Dice, lei dedica questo libro alla memoria di mia nonna Sandrina, che da bambina ha mangiato minestra d'orzo tutti i giorni e non si è mai stancata di fare vestiti ai suoi familiari. A mia madre, che per anni ha condiviso il letto con sua sorella, ha insegnato in paesi di montagna dove la minestra si gustava senza piatti, prendendolo col cucchiaio da una pentola posta in mezzo alla tavola.
Ecco, questo per dire che l'alimentazione, diciamo, delle classi, non posso dire le classi povere, ma insomma, di una buona parte della popolazione, almeno fino alla Seconda Guerra Mondiale, è stata un'alimentazione molto, molto povera, sostanzialmente, per una serie di motivi. Potrei raccontare un aneddoto, lo voglio raccontare proprio per finire. È un aneddoto, ma è una storia vera. 1950, fine del 1950, una persona che era stata in guerra ritorna dopo anni di guerra e ritorna a casa e va dai genitori che vivono in un paese qua di Levanto. In questo paese non c'era la luce elettrica, non c'era l'acqua, cioè l'acqua si andava a prendere la fontana. Questa persona ha due bambini, uno più grande e uno più piccolo. Quando chiede questa persona, il padre, al bambino più piccolo, che cosa fa da mangiare questa sera la nonna? E quello che non sapeva l'italiano bene dice ia minestra, ia minestrone. 1950, ancora Levanto. Bene. Aldo. Ci sono domande, ho qualche osservazione. Grazie.